telespettatori di Fano TV, benvenuti qui con noi. Nello speciale di oggi parliamo di Fano Orienta, evento giunto alla sua quinta edizione dedicato agli studenti e alle loro famiglie. Un'iniziativa organizzata dal comune per aiutare i ragazzi a non sbagliare la scelta della loro nuova scuola, la scuola delle superiori. E in programma tantissime le iniziative, la possibilità di conoscere tutte le scuole superiori di Fano, la possibilità di dialogare con i docenti e di ascoltare gli interventi esperti di orientamento scolastico. Raccontiamo ai nostri telespettatori come si svolge questa giornata. Ma allora, Fano Orienta è una giornata che ormai ha una sua storia, perché anno dopo anno è un evento che è cresciuto e quest'anno infatti viene ospitato non solo negli spazi della Mediateca Montanari ma anche nella Pinacoteca di San Domenico. È un appuntamento atteso dalle ragazze e dai ragazzi, dagli studenti e le studentesse della nostra città, perché è l'occasione per poter conoscere direttamente quella che è l'offerta educativa e formativa degli istituti scolastici superiori della nostra città, che all'interno della Mediateca Montanari mettono a disposizione in ogni aula laboratori e attività informative sui corsi e sulle attività che vengono proposte da ogni singolo istituto. C'è la possibilità per le ragazze e ragazzi delle scuole medie di colloquiare al Memo Caffè con i loro colleghi, con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, e c'è la possibilità in entrambi gli spazi, sia Mediateca che Pinacoteca, di poter partecipare ad attività di carattere laboratoriale. Facciamo un esempio, ci sono tantissime stanze qui alla Memo, arrivano gli studenti, per esempio, entrano qui, che cosa succede? Beh, qua troveranno i docenti che daranno informazioni, materiali, brochure su quelle che sono, diciamo, le offerte che il singolo istituto mette a disposizione di chi si iscrive, e hanno anche la possibilità di potersi confrontare direttamente con le studentesse e gli studenti che già hanno fatto quella scelta, perché l'obiettivo di Fano Orienta è quello non solo di mettere a disposizione informazioni per orientare una scelta consapevole di iscrizione alla scuola superiore, ma anche di superare alcuni stereotipi, alcuni luoghi comuni che a volte condizionano le scelte delle ragazze e dei ragazzi che a 12-13 anni si trovano a dover fare una scelta importante per la loro vita, non solo per il percorso educativo ma in prospettiva anche quello del proseguimento degli studi universitari o professionale, e hanno bisogno di poter avere non solo informazioni piene ma anche di avere, come dire, intorno a sé una comunità e una città che li accompagna in maniera serena e molto molto puntuale a quella che è appunto la conoscenza di quelle che sono le proposte, per poter fare alla fine una scelta che sia veramente una loro scelta e una scelta pienamente consapevole. Una giornata fondamentale organizzata dal comune per aiutare i giovani in una scelta fondamentale, quella della scuola superiore. Sì, una scelta che poi li aiuterà a conoscersi, a capire le loro inclinazioni e in questo momento anche a dedicarsi proprio alla scuola più adatta, alla scelta più giusta, dove io mi raccomando sempre ai genitori di non interferire troppo, perché spesso magari, ecco, vengono depistati da quelli che sono i loro sogni e non sarebbe giusto. Quindi accompagniamo i nostri figli in maniera silente, mettiamoci al loro fianco, facciamolo con grande discrezione, come oggi vedo qui. È molto bello vedere che ci sia un adulto come riferimento ai ragazzi, che lo supporti verso la conoscenza, perché questo, in questo caso, è un momento veramente dove vengono messi a disposizione tanti strumenti che magari non tutti conoscono, e che bene che sia così. La cosa bella che mi piace sottolineare è anche che sono proprio gli stessi studenti a raccontare la propria esperienza e a scambiarla con i giovani, e che diventa veramente uno strumento efficace e diretto, perché i giovani che parlano ai giovani sono sicuramente straordinari e riescono a parlare con il loro linguaggio. Una giornata con una risposta straordinaria sia dai giovani che dalle loro famiglie. Sì, 2000 persone qui, diciamo, che occupano oggi, che hanno occupato la Memoteca Montanari ma anche la Pinacoteca San Domenico, sicuramente due location che quest'anno abbiamo messo a disposizione proprio perché lo scorso anno qua non riuscivamo a girarci, e sta funzionando davvero bene. Chissà, magari il prossimo anno ne utilizzeremo una terza. Il ruolo dell'Informa Giovani in Fano Orienta. Allora, noi siamo le organizzatrici di questo evento e siamo arrivati alla quinta edizione.
Per noi come Informa Giovani questa iniziativa è molto importante perché l'orientamento rappresenta anche un po' la base del nostro servizio. Noi come Informa Giovani lavoriamo tantissimo con i ragazzi sopra i 16 anni, dai 16 ai 35 anni, ma il problema dell'orientamento lo riscontriamo anche in questa fascia d'età. Quindi è stato importantissimo poter partecipare al tavolo d'orientamento e a questa iniziativa perché abbiamo collaborato prima di tutto con tutti gli istituti scolastici di Fano e abbiamo noi stessi avuto le informazioni che riusciamo poi a veicolare agli utenti che vengono al nostro servizio. Spieghiamo a tutti i telespettatori come funziona proprio la giornata all'interno della Memo e della Pinacoteca. Allora, Fano Orienta, diciamo che c'è stato, oltre il 25 novembre, c'è stato anche Aspettando Fano Orienta, che si è svolto il 21 novembre al Gonfalone. In questa occasione è stato interessantissimo perché abbiamo approfondito le differenze che ci sono tra licei, istituti tecnici ed istituti professionali. E quindi è stato, diciamo, un primo approfondimento fatto appunto nell'aspettare Fano Orienta, che invece è proprio l'evento del 25 novembre, che si sviluppa nella Mediateca Montanari e la Pinacoteca. In ogni aula della Memo, che sono 10, ci sono tutti i vari indirizzi scolastici dove ci sono docenti pronti a dare risposta e rispondere a tutte le domande dei ragazzi e delle loro famiglie. Inoltre ci sono anche due importanti incontri che si svolgono di sotto nell'ipogea. Uno è gestito dalla dottoressa Bacchiocchi e le parole del lavoro, gestito dal centro per l'impiego, invece un altro dalla psicologa e orientatrice Sabina Vallerga, dal titolo Aiutare i figli a scoprire i loro talenti. Una cosa che ci piace tanto, che ormai sono 2-3 anni che la portiamo avanti, è lo spazio peer-to-peer, ovvero di fronte al bar della Memo, il Memo Caffè, ci sono tutti dei tavolinetti, ognuno con due rappresentanti per ogni indirizzo, ed è un luogo un po' più informale dove gli aspiranti, diciamo studenti, possono fare domande un po' più in un ambiente un po' più informale appunto agli studenti che stanno svolgendo proprio gli studi superiori. E oltre a una grande partecipazione di giovani, delle loro famiglie, anche tantissimi ragazzi che vi aiutano. Eh sì, loro sono il nostro tesoro perché sono praticamente, quest'anno abbiamo coinvolto oltre 30 ragazzi. Senza di loro questa cosa non si riesce proprio a organizzare, perché l'evento è veramente importante, perché abbiamo bisogno sia di tutto lo spazio peer-to-peer, quindi i ragazzi che danno risposte agli aspiranti studenti, ma anche nell'organizzazione stessa, trasportare i tavoli, allestire le varie aule, dare risposta anche ai ragazzi. E poi comunque sia, siamo tutti vestiti con le magliette gialle fluo proprio per dare il segno che siamo noi, che possiamo, ecco, darvi risposta, aiutarvi a orientarvi anche nello spazio che è della Memo e della Pinacoteca. Una società in cui ci sono sempre più scelte per i ragazzi e quindi un'iniziativa fondamentale per aiutarli a capire qual è la scelta giusta da fare. Fondamentale, direi anche strategica, perché l'orientamento è qualcosa di necessario, perché troppi ragazzi sbagliano il loro percorso formativo. E posso dire, perché ho avuto un'esperienza prima di fare il sindaco, di assessore al lavoro, che trovavo troppi giovani al termine del percorso formativo che si rendevano conto di aver sbagliato e non avevano le idee chiare per quel che volevano fare poi al termine del ciclo formativo. Per cui bisogna dare tutte le informazioni, far capire tutte le possibilità che ci sono e ognuno poi in base ai propri talenti, ai propri desiderati, alle proprie passioni e alle proprie declinazioni fa la scelta più appropriata al ragazzo. Quindi questa iniziativa è splendida perché si riesce a mettere tutto insieme e i ragazzi che vengono comprendono bene cosa significa un certo indirizzo rispetto ad un altro e possono fare una scelta consapevole, quella che si avvicina di più alle proprie caratteristiche. E quindi noi ci teniamo molto, l'assessore ha fatto molto bene a organizzare questo evento, perché ripeto, troppi ragazzi fanno la scelta sbagliata alla prima scelta. Questo perché il passaggio alle medie superiori è la prima scelta che un ragazzo fa e va aiutato, perché ovviamente non ha tutte le informazioni che ci sono e tutte le possibilità che possono esserci. Quindi mi fa molto piacere, perché fra l'altro tantissimi ragazzi con le proprie famiglie hanno partecipato, significa che è stata un'intuizione giusta, ma soprattutto ce n'era bisogno. Un'iniziativa importante non solo per i giovani, ma anche per le scuole che possono raccontare le loro specificità.
Assolutamente sì, è un momento in cui tutte le scuole di Fano possono far vedere agli studenti e alle loro famiglie quelle che sono le peculiarità di ciascuna scuola e ciascuno mette in luce quello che meglio sa fare. Chiaramente poi ci sono gli open day che sono degli ulteriori momenti, ma nel momento in cui lo studente arriva all'open day ha già più o meno fatto una scelta, invece in questa vetrina globale tutti i ragazzi possono passare da una scuola all'altra e farsi un'idea un pochino più precisa di che cosa la scuola presenta come materia al suo interno, di quali sono i progetti, di quali sono le attività che svolge all'interno del proprio anno scolastico. Quindi la troviamo come dice Torelli una bella vetrina appunto per presentarsi e per far fare, soprattutto per mettere i ragazzi e le loro famiglie nelle condizioni forse di fare una scelta un pochino più consapevole di quanto magari non succedesse prima. Quindi noi come Torelli lo apprezziamo, insomma, questo spazio che è stato creato di condivisione. Come hai visto i ragazzi, già determinati nella loro scelta o ancora un po' incerti? Allora, quando ero ancora lì a San Domenico, dove noi appunto come Torelli siamo collocati, devo dire ho visto diversi studenti già abbastanza orientati, avevano magari qualche dubbio su quale dei due indirizzi, se ordinario o scienze applicate, ma la maggior parte di quelli con cui ho parlato e anche delle famiglie alle spalle erano già sicuri di scegliere il Torelli. Probabilmente erano già passati anche nelle altre scuole, ma sono venuti lì proprio perché volevano ulteriori informazioni. Poi ce n'era qualcuno ancora un pochino indeciso, quindi giustamente gli abbiamo fornito ulteriori informazioni, ma è stato comunque un momento di approfondimento gradevole, le famiglie desiderose di conoscere e noi contenti di dare queste informazioni in più, insomma. È molto importante soprattutto per aiutare i ragazzi poi a prendere la decisione giusta in un momento di incertezza. Già, infatti questa cosa noi come scuola la sentiamo molto, perché a volte succede di avere anche all'inizio del biennio qualche ragazzo che ha dei ripensamenti e ha delle piccole cadute, e a noi questa cosa dispiace molto, cioè non tanto per noi che alla fine abbiamo un sacco di studenti, ma per i ragazzi stessi, perché quei momenti non sempre si riescono ad affrontare col giusto atteggiamento. Quindi fare prima un passaggio informativo accurato e mettere i ragazzi nella condizione di fare una scelta proprio consapevole all'estrema potenza è forse la cosa giusta. Si riducono un pochino quelli che potevano essere gli errori di scelta che magari in passato capitavano un po' più spesso, quindi anche per questo la salutiamo con favore questa opportunità. Rispetto agli altri anni, come vanno le iscrizioni al liceo classico? Sono sempre le stesse o ci sono state delle variazioni? Negli ultimi anni non abbiamo registrato controtendenze in generale, quindi le iscrizioni sono più o meno stabili, riusciamo a formare intorno alle due classi più o meno ogni anno, quindi questo è un po' il trend che stiamo seguendo ormai da alcuni anni. Una giornata importante quella di oggi, perché per esempio se degli studenti possono essere indecisi magari tra il classico e lo scientifico, con una giornata come questa, diciamo, le idee si chiariscono. Sì, diciamo che è molto utile poter parlare con i docenti e parlare anche con i ragazzi che sono già iscritti e che quindi possono dare sia ai ragazzini che ai genitori dei consigli molto utili. Ma io direi che il momento clou poi della decisione saranno gli open day che organizzeremo nella nostra scuola, nelle nostre sedi, che si svolgeranno appunto tra dicembre e gennaio, e saranno lì momenti davvero significativi, perché i ragazzi toccheranno con mano qual è la tipologia di lavoro a cui dovranno dedicarsi, quali sono le materie, quali sono gli argomenti in cui si dovranno cimentare. Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è il Polo 3. Il Polo 3 è una realtà innovativa, una scuola aperta, laboratorio di sperimentazione, ricerca, innovazione didattica, proiettata alle professioni del futuro. Consta di 6 indirizzi, 3 tecnici e 3 professionali. Gli indirizzi tecnici sono l'indirizzo tecnico grafico e comunicazione Federico Seneca e trasporti e logistica, quindi ex nautico Archimede, e indirizzo tecnico economico Battisti, con le 3 articolazioni a partire dal terzo anno: amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali e turismo.
I tre indirizzi professionali sono l'indirizzo professionale servizi commerciali web community, il professionale di recente approvazione, quindi un nuovissimo indirizzo che ci è stato approvato praticamente quest'anno, e quindi abbiamo, si chiama GARA, gestione delle acque e risanamento ambientale, e l'indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica volta, che è l'unico indirizzo nel settore industria e artigianato della Regione Marche ad aver ottenuto, oltre al percorso quinquennale, anche quello quadriennale. In pratica il diploma in 4 anni, con un notevole risparmio, dico, anche economico per le famiglie. Ora, naturalmente sono tanti i progetti che vengono organizzati all'interno del nostro polo, e ne cito solo qualcuno, ad esempio il progetto Erasmus, i soggiorni linguistici anche all'estero, e il laboratorio di astronomia, i corsi di vela, il laboratorio e quindi anche i corsi di droni, in collaborazione con un'associazione sportiva del territorio che organizza corsi di droni a livello nazionale. Ora, l'attività didattica è distribuita su 5 giorni, il sabato è libero e non ci sono rientri pomeridiani. Ora mi preme anche fare un ringraziamento, è doveroso, quindi io ringrazio per l'organizzazione di tale evento le ragazze dell'Informa Giovani di Fano, quindi Linda e Sara, ma anche il Comune di Fano e l'assessore Barbara Brunori, che si è dimostrata particolarmente sensibile nel supportare, io dico, i ragazzi in uscita dalle scuole medie, proprio nell'affrontare questa scelta così complessa in un momento così delicato della loro esistenza, che quindi li influenzerà nel corso del loro futuro. E quindi ci auguriamo che questa, diciamo, collaborazione, dico, questa fattiva collaborazione possa continuare anche per i prossimi anni. Com'è andata la risposta di questa giornata di oggi e quali sono stati i vostri consigli? Allora, una bellissima giornata, una grandissima giornata, perché abbiamo avuto tantissime persone, ragazzi e ragazze che sono venuti, e sia nel nostro stand dell'Istituto Tecnico Industriale, dove abbiamo presentato i lavori, le progettazioni e le sperimentazioni dell'Istituto Tecnico con gli indirizzi informatico e telecomunicazioni e meccanico meccatronico, e possiamo effettivamente vederle insieme. Professionale Don Orione di Fano ha 2 indirizzi, l'indirizzo operatore elettrico e l'indirizzo operatore alla riparazione veicolo e motore. Questi percorsi danno la possibilità di qualificarsi al terzo anno attraverso appunto una qualifica professionale, un attestato di qualifica, e anche proseguire il percorso di studio fino naturalmente al diploma professionale. Percorso scolastico del Don Orione, l'alberghiero. Esattamente, dall'anno scolastico prossimo, quindi dal 2024-2025, apriremo l'Istituto Professionale Alberghiero, una vera novità per quanto riguarda Fano, e con l'indirizzo operatore della ristorazione, quindi un indirizzo di enogastronomia con appunto settore cucina, e che darà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di iscriversi e naturalmente di qualificarsi in questo percorso che è estremamente richiesto ed è estremamente appunto qualificante e specializzante. All'interno dello stand potrete naturalmente vedere e visionare il percorso e naturalmente anche sul nostro sito, sul sito del Polo Tecnico Professionale, potrete vedere tutti e tre i settori, gli indirizzi, sia quello dell'istruzione tecnica, quindi dell'Istituto Tecnico Industriale, con i 2 indirizzi, come appunto dicevamo, meccanica, meccatronica, robotica e informatica e telecomunicazione. La parte e il settore dell'istruzione professionale, quindi con gli indirizzi appunto che abbiamo visto del settore automotive, quindi meccanica auto, moto, auto, e l'indirizzo operatore elettrico, e questa veramente novità dell'indirizzo alberghiero che partirà dall'anno prossimo. Le parole del lavoro. Sì, allora io
io ho fatto questo laboratorio dedicato alle parole del lavoro con dei ragazzi che non sono in età da lavoro, però pensiamo che sia importante iniziare a far riflettere i ragazzi sulle tematiche del mondo del lavoro, perché il lavoro va a permeare tutta la storia lavorativa ma anche personale, no, delle persone. Quindi noi pensiamo sempre che iniziare a riflettere prima sui grandi temi può avvantaggiare il momento in cui devono confrontarsi direttamente con queste tematiche. Quindi insieme ai ragazzi abbiamo scoperto alcune carte in maniera insomma anche giocosa e molto partecipativa, quindi ringrazio sempre i ragazzi che hanno collaborato, alcune carte con alcune parole significative che andavano dal curriculum all'impegno, alla busta paga, al contratto di lavoro, per far capire come la tematica del lavoro va iniziata a prendere sul serio il lavoro anche quando non ci interessa immediatamente come un obiettivo a primo termine, ma il lavoro è un obiettivo che si focalizza anche nel lungo termine e quindi è importante che i ragazzi iniziano a familiarizzare con questi temi e a riflettere soprattutto sull'impegno e la costanza necessarie per cercare lavoro. Noi diciamo sempre uno slogan che cercare lavoro è un lavoro, quindi bisogna prepararsi e quindi è giusto che i ragazzi inizino a prepararsi per tempo, per non restare impreparati, perché oggi sappiamo che la conoscenza e l'informazione fanno veramente la differenza.